Ciao a tutti, noi siamo i The Babes. Siamo tornati. We're back. Yeah. Ragazzi, oggi siamo qua tornati finalmente a settembre. La nuova stagione di The Babes è iniziata. Come avrete notato, abbiamo tutta la grafica nuova, le foto nuove, cioè ci siamo evoluti. Esatto. Siamo diventati più ricchi, non è vero? Non è vero. Uguale a prima, però abbiamo deciso di investire. Il fotografo è di famiglia. Esatto. Vero fotografo? Sì. Bene. Comunque ragazzi, oggi siamo qua tornati. Vi promettiamo che da adesso in poi faremo uscire due video alla settimana, il martedì e il sabato. Esatto, quindi mi raccomando, appuntamento. Quindi mi raccomando, tantissimi like, scriveteci qua sotto subito nuove reaction che volete che facciamo. Ma oggi siamo qua per fare una reaction a lui, al mitico, il solo Dimash. Cioè, fantastico ragazzi, è uscita una nuova canzone, noi abbiamo dovuto aspettare perché esatto. È uscita da un po', ma siamo pronti ragazzi. Ovviamente abbiamo visto tutti i vostri trilioni di messaggi, di commenti su fare questa reaction, la facciamo, non vi preoccupate. Siamo pronti. Esatto, la facciamo anche noi, anche se in ritardo, ci scusiamo, ma anche noi andiamo in vacanza. Esatto, siamo andati in vacanza, infatti ci noterete un po' più abbronzati, insomma, spero almeno, perché siamo tutti e due pallidi come dei cenci. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, di seguirci su Instagram e su TikTok. Esatto, mi raccomando ragazzi, dobbiamo arrivare velocemente a 30.000 iscritti, così faremo anche le live per voi. Esatto. Con gli abbonati. Non vedo l'ora. Abboniamoci ai The Babes. E quindi direi, bando alle ciance. Iniziamo subito, anche se il video non l'abbiamo. Ah ragazzi, oggi abbiamo il computer, non stiamo facendo pubblicità occulta a niente perché non ci paga nessuno. Ah, il video a cui reagiremo è, ecco, non Kairan so. Elim. Penso di averlo detto giusto, ma non sono sicura. È uscita 2 settimane fa e in 2 settimane ha fatto 1,2 milioni di visualizzazioni. Esatto ragazzi, spettacolare. Non vediamo l'ora, non sappiamo niente. Sappiamo solamente che è un video ufficiale, quindi non è una performance live. Ma tanto Dimash è fantastico sempre. Esatto. Bene, iniziamo. Dimash Ali, che vuol dire? Presence. Vediamo un po'. Let's see. Ma che è? Oddio. Noi non sappiamo assolutamente cosa stia dicendo. Oh, è diretto da lui però, eh. Bello! Questo mi ricorda il Re Leone, ah no. Mulan, la picca. Oddio. Mazza. Timur, dura davvero. Questo per noi è incomprensibile, fateci scriveteci qua sotto che cosa dicono. Noi vediamo solamente persone che si picchiano. Esatto. Un'aquila, ma cantano anche. Sì. Oh, bello. Oddio, carino. Wow, un strumento wow. Particolare. Madonna. Che roba particolare. Mamma, guarda che ambientazione dietro. Bellissimo. È spettacolare. Eccolo qua. Kairan Elim. È un film praticamente. Sembra un film. Adesso sentiremo lui cantare. Che spettacolo! Mamma mia. Wow. I messaggi sono Mamma sempre mia. Belli comunque. Lui poi guarda veramente. No, ma che voce che ha. Vabbè, è proprio. Wow.
Lui ha una presenza comunque. Oddio. Che bello però. Questo col drone anche. Caramello. Sì. E si chiama My Holy Land. Questo. Oddio, che bello. Che belle, però ambientazioni stupende. Estetica proprio. Chissà dove sono. Sembra un altro pianeta, vero? Vero, eh? Strano. Che bella questa cosa del pianista in mezzo proprio a nulla. Poi lui parte sempre così piano e poi ti pervade. Le parole sono super. Guarda belle. Che bello. Guarda, cioè... che bello, sì, sì. Questa è arte pura. È quasi un inneggiare al pianeta, alla terra, alla propria patria. Che bello. Vedi, may your heart beat forever. È alla, proprio alla terra, lo dice, no? Oddio, wow. Proprio la natura incontaminata, no? Questo fa suonare ogni strumento, praticamente. Sì, oddio. Oddio. Si è tagliato. Sicuramente ci sarà un significato sotto. Oddio. Dio, c'ho i brividi. Oddio, no, mi hai preso un colpo. Cioè, cosa ha fatto che noi la uccidiamo, la il nostro dove viviamo? Oddio. Mamma mia. Guarda che qua c'è colore. Prima è era come tutto... se poi rinasce però dalle ceneri. Mamma wow. mia. Allora, c'è da dire una cosa. A livello visivo è il più bel video che ha fatto lui. Cioè non c'è niente da dire. È spettacolare come ti subito scena. Mi piace ovviamente. Sì sì, ovviamente lasciamo mi piace ragazzi. E poi allora, guarda, può essere interpretato secondo me in vari modi. Ma a me sembrava tipo una cosa, perché all'inizio fa vedere la guerra, no? Fa vedere i disastri. Che gli incendi, hai visto tutto in cenere, la morte sangue, cose, la crudeltà. E poi però fa vedere che rinasce alla fine. Sì, questa è una nostra interpretazione. Sicuramente ha a che fare col fatto che magari c'è tanta sofferenza, ma comunque poi alla fine puoi ripartire. Credo almeno. Questa è la nostra interpretazione. Fateci sapere qua sotto tramite commento. Intanto è passata una mosca. Vabbè. Però non l'avete vista. Non so. E, comunque sì. Veramente a livello visivo. Oddio, io sì, sono rimasta perché rimani proprio dentro, cioè entri proprio dentro. Sì, è stato un video che ha poche cose dentro ma che ti rimangono impresse.
Il pezzo dove poi lui lascia il pianoforte cascando. Dopo che sangue, cioè. Mamma mia, pazzesco. Pazzesco. Bello, bello forte come contenuto. Ci è piaciuto. Bene ragazzi, quindi ci è piaciuto, questa è la nostra reaction. Speriamo vi sia piaciuta. Ricordatevi, iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche. Seguiteci su Instagram. E su TikTok. E ci vediamo martedì prossimo. Giusto, perché questo sarà sabato. Sì. Wow. Tutto secondo i piani. Esatto. Bene, quindi, detto questo, ciao! Ciao.